Eminenza, quello in Myanmar e Bangladesh sarà il terzo viaggio apostolico di Papa Francesco in Asia e il primo nell'ex Birmania. Sono paesi nei quali i cattolici sono una piccola minoranza, ma indispensabile per una vera riconciliazione nazionale. Quale messaggio porterà il Papa? Sì, è vero, in questi due paesi la comunità cattolica costituisce una minoranza, ecco, all'interno di maggioranze rispettivamente musulmana in Bangladesh e buddista in Myanmar. Mi pare che i cattolici in Bangladesh sono circa 400.000 su una popolazione di 160 milioni di abitanti e in Myanmar circa 700.000 su una popolazione di 53 milioni di abitanti. È logico, quindi è ovvio che la prima attenzione, il primo interesse del Santo Padre in questo suo viaggio sarà rivolto proprio alla comunità cristiana per esprimere vicinanza, per esprimere sostegno. Infatti sono previsti vari incontri con i vescovi, con il clero, con i religiosi, con la vita consacrata e con i laici. E nello stesso tempo credo il Papa incoraggerà queste comunità, oltre naturalmente a confermarle nella fede, le incoraggerà ad essere una presenza di pace e di riconciliazione, di solidarietà all'interno della loro società. Quindi a lavorare soprattutto per il bene comune. Ecco, non essere estranee, non essere considerate estranee alla loro realtà, alla realtà dei loro paesi, ma pienamente integrate. Ecco, e capaci di dare un contributo proprio alla crescita, civile e pacifica di questi paesi. In Asia sono tornati a soffiare purtroppo venti di guerra per le tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti. Possiamo aspettarci da Papa Francesco un nuovo invito a cercare sempre la strada del dialogo? Credo proprio di sì. Ecco, il Santo Padre ha già, diciamo, varie volte, invitato a cercare la strada del dialogo per risolvere le controversie esistenti. E credo che il fatto di trovarsi in Asia, ecco, molto più vicino a quest'area di crisi che attualmente inquieta e preoccupa tutto il mondo, sarà un'occasione per rinnovare questo appello. Ecco. Santo Padre è sempre disposto, ecco, ad offrire tutto l'aiuto suo e della Santa Sede per tentare di affrontare e di risolvere questi problemi, ecco, attraverso il dialogo, attraverso il negoziato, attraverso l'incontro, no? E credo che ancora una volta in questa circostanza rinnoverà questo appello, sapendo che al di fuori di questi mezzi non c'è possibilità di risolvere in maniera pacifica, ecco, queste situazioni così preoccupanti. E sapendo appunto, come già i papi hanno ripetuto tante volte, che niente è perduto con la pace e tutto può esserlo con la guerra, soprattutto se si tratta, come nella prospettiva, di una guerra atomica. In entrambi i paesi ci sono profughi che vivono in condizioni inumane. Il Papa chiederà ai governi e alla comunità internazionale di risolvere questo dramma umanitario. Sì, certamente, ed è ben noto che il Papa ha già manifestato più volte la sua attenzione nei confronti della situazione, di questi profughi. Basterebbe pensare all'appello pronunciato da lui, pronunciato dopo la regina Coeli il 24 maggio del 2015. E naturalmente l'appello del Papa va sempre nelle direzioni, ecco, prima di tutto, di insistere sull'accoglienza dei profughi e quindi di esprimere anche
apprezzamento e ringraziamento per i paesi che si fanno carico, ecco, di queste persone che fuggono dal loro paese e che hanno bisogno appunto di aiuto, di assistenza per la situazione di grande vulnerabilità e sofferenza in cui si trovano. Poi nel senso di invitare la comunità internazionale ad offrire tutta l'assistenza umanitaria possibile di fronte a questo dramma. E credo poi alla fine, ecco, proprio l'invito ad una soluzione duratura di questi problemi, ecco, soprattutto per quello che riguarda lo stato di Rakhine in Myanmar, i profughi che ci sono appunto in questa situazione, una soluzione duratura che venga ricercata da parte di tutti gli attori, da parte di tutti i protagonisti in spirito umanitario, tenendo conto anche dell'importanza per la gente, per la popolazione di avere una nazionalità, no? Ecco, e sapendo che solamente questa soluzione duratura può offrire stabilità e può offrire pace e può offrire sviluppo a quella zona e a tutte le zone di conflitto. In Bangladesh i poveri sono più di un terzo della popolazione e soffrono anche per le alluvioni causate dai cambiamenti climatici. È quello che Francesco denuncia nella Laudato Si. Credo appunto che nella Laudato Si il Papa mette in luce proprio il rapporto tra i cambiamenti climatici e la povertà, nel senso che sono i poveri che più subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici e i paesi più poveri sono i più esposti appunto a questi fenomeni. E questo capita anche in Bangladesh, dove c'è appunto questa relazione tra la povertà, il cambiamento climatico e il degrado ambientale. Anche se nel caso del Bangladesh credo vale la pena di insistere o perlomeno di ricordare che sono stati fatti dei passi notevoli, anche, ecco, dei buoni passi in avanti, sia per quanto riguarda la cura dell'ambiente, come è stato riconosciuto dallo stesso programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, sia anche nella lotta alla povertà. Molti milioni di persone sono uscite dalla situazione di estrema povertà e quindi incoraggiare anche il paese ad andare avanti in questa direzione, senza dimenticare che, ecco, ci vuole anche l'aiuto della comunità internazionale. La comunità internazionale non può disinteressarsi di queste situazioni, ma deve essere lì appunto per sostenere gli sforzi in modo tale che si esca da questa situazione, diciamo, di povertà e nello stesso tempo si prenda cura dell'ambiente. Il Myanmar è un paese a 90% buddista e il Bangladesh è musulmano. Cosa proporrà il Papa negli incontri con i leader religiosi locali? Proporrà quello che ha sempre proposto nei paesi dove sono presenti varie religioni, diversi gruppi religiosi, e cioè il dialogo interreligioso come forma di incontro fra questi gruppi religioni, fra queste religioni, e la collaborazione per il bene comune della società. Ecco, l'idea appunto che le religioni possono dare un contributo notevole alla pace, allo sviluppo, alla riconciliazione, alla convivenza pacifica tra i popoli e all'interno dei paesi, e lo possono dare tanto più se si uniscono insieme per lavorare in questo senso. Francesco incontrerà i giovani sia in Myanmar che in Bangladesh. Il loro futuro sta davvero a cuore alla comunità cattolica dei due paesi. Credo di sì, perché i due paesi sono paesi giovani, la maggioranza della popolazione è costituita da giovani e quindi la Chiesa non può disinteressarsi appunto di questa ampia fascia di persone che poi costituiscono un po' il futuro del paese, no? E costituiscono la speranza per il futuro del paese. E quindi la Chiesa deve interessarsi di loro, la Chiesa deve aiutare anche la società ad interessarsi di loro, perché a tutti
siano date le opportunità, quelle opportunità, ecco, che possono permettere loro di svilupparsi, che possono permettere loro di crescere e di avere un futuro, diciamo, positivo di fronte a loro. Quindi ci sarà certamente anche questa attenzione particolare al mondo dei giovani.